Buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento col Global Italian Virtual Chapter. Io sono Luca Bovo e vi do il benvenuto. Due notizie, come al solito, sul pass. Vi invito ad iscrivervi sul sito istituzionale del pass e votare il management che gestirà per il prossimo anno tutta la nostra infrastruttura, più avrà potere decisionale su quelli che saranno i prossimi appuntamenti, tra cui ricordo l'appuntamento annuale con il PASS Summit che come ogni anno si svolge a Seattle. Vi ricordo dal 2 al 6 maggio la conference sulla Business Analytics e vi confermo che qualora siate interessati a iscrivervi al PASS Summit del 2016 che si svolgerà a Seattle a fine di ottobre, contattatemi perché come ogni anno c'è una scontistica di $150. Se siete interessati a partecipare, meglio che niente. Questi sono i virtual chapter attualmente attivi, vi ricordo che ce ne sono in lingua e sono trasversali su tutta la tecnologia di SQL Server, mentre quelli più specifici come ambito sono in lingua inglese. Questi gli appuntamenti di aprile, alcuni ovviamente sono già passati, ricordo i nostri, quello di oggi con Sergio Bovoni che ci parlerà del SQL Server 2016 Query Store e quello del 20 di aprile quando Gilberto Zampatti ci parlerà delle nuove funzionalità di Integration Services per quanto riguarda SQL Server 2016. Ricordo anche gli eventi dei SQL Saturdays, non ne sono previsti a breve in Italia, collegatevi al sito del PASS perché continuamente vengono messe nuove date in giro per il mondo. Se avete argomenti interessanti da presentare, vi ricordo, contattateci, noi uno spazio ve lo troviamo, molto volentieri anzi, questo anche semplicemente per non avere sempre gli stessi speaker. Ultimissima slide. Forse. Ecco qua. Ricordo quali sono i link per il sito istituzionale del PASS e quali sono i profili Facebook e LinkedIn. Passo adesso la parola a Sergio Govoni che come detto ci presenterà il SQL Server 2016 Query Store. Vai Sergio, è tutto tuo. Ok, dovrei aver preso il controllo. Bene. Benvenuti anche da parte mia, buon pomeriggio, grazie per aver partecipato a questa sessione del Global Chapter italiano del PASS e oggi parleremo di SQL Server 2016 e in particolare di una nuova feature chiamata Query Store, a mio avviso molto interessante. Io sono Sergio Govoni, per chi non mi conosce sono uno sviluppatore, lavoro nel team di sviluppo di un notissimo sistema ERP sviluppato in Italia, completamente in Italia, distribuito a livello internazionale, quindi se state cambiando ERP e volete valutare anche quello che sviluppiamo noi, contattatemi senza nessun problema. Sono anche SQL Server MVP dal 2010, nella slide trovate i miei riferimenti, il mio blog, il mio account Twitter, e non perdo tempo sulla slide commerciale ma vado subito al sodo sull'agenda di questa sessione. Agenda che ci permetterà di concentrarci in modo
diciamo, esclusivo su Query Store, quindi su questa nuova feature di SQL Server 2016. Tutte le demo verranno fatte con l'RC2 di SQL Server 2016, che è stata rilasciata, se non ricordo male, la settimana scorsa, sì, comunque a brevissimo, alcuni giorni fa, ecco. Ma da dove nasce il Query Store? Il Query Store nasce da un'esigenza, che è quella di venire incontro ai problemi di performance che sono legati al cambio improvviso del piano di esecuzione. Voi sapete che T-SQL, il linguaggio T-SQL, è un linguaggio dichiarativo, quindi io attraverso questo linguaggio ho la possibilità di dire a SQL Server cosa a me cosa interessa, poi come implementare quella specifica istruzione è compito del Query Optimizer, che trova la strada migliore per accedere ai dati, però alcune volte la strada migliore potrebbe essere, che il Query Optimizer, diciamo, rileva, potrebbe non essere quella ottimale, per tante ragioni, perché le statistiche non sono aggiornate, quindi non riflettono correttamente la distribuzione dei dati, perché la determinazione del piano di esecuzione è data in timeout e quindi per una serie di motivi questo piano di esecuzione può cambiare rispetto ad uno precedente che magari era più performante per quella query. Vedremo oggi cosa può fare il Query Store per noi e come ci può semplificare la vita, specialmente in fase di tuning e quindi per la parte di DBA, ma non solo, anche per gli sviluppatori. Una cosa che di solito chiedo è questa, ma non vi è mai capitato di avere il sito aziendale offline, oppure talmente lento da essere inutilizzabile, oppure di avere un problema temporaneo di performance, quindi non sapete cosa sta succedendo, oppure ancora meglio aver fatto una upgrade di SQL Server ad una release più nuova e avere con questa nuova release problemi di performance, quindi l'effetto qual è? Che avete il vostro capo sulla scrivania che sta, diciamo, col fiato sul collo e tutti si aspettano da voi una soluzione perché c'è una query che ora è lenta, è diventata lenta, ma la domanda è: quando era veloce, quella query lì come veniva eseguita? Quali erano i tempi? Quali erano le performance? Qual era il piano di esecuzione? Quindi ci sono vari motivi per cui il Query Optimizer può decidere di cambiare piano di esecuzione. Quando il Query Optimizer decide di cambiare il piano di esecuzione, è chiaro che può succedere qualcosa di diverso nella nostra query. Il Query Optimizer genera e valuta molteplici piani di esecuzione per la stessa query, però i dati possono cambiare, anzi cambiano ogni minuto, ogni ora, e generalmente il piano di esecuzione che viene diciamo, determinato può essere quello ottimale, ma può anche non essere quello ottimale. Nella slide vedete, c'è anche un link, lì trovate il Project Picasso, che sostanzialmente è un progetto che studia diciamo, la logica che sta alla base del Query Optimizer, molto interessante, e quella immagine illustra i diversi piani di esecuzione scelti per una query. Lì non sono tanti, ogni colore rappresenta un piano di esecuzione diverso, ma credetemi, possono essere veramente, veramente tanti. Quindi il Query Optimizer ha un lavoro discreto da fare, determinare quello migliore. Trovare però problemi di performance dovuti a un piano di esecuzione che non è quello ottimale è veramente un'impresa hardware. Perché? Perché questi, diciamo, questi cambiamenti dipendono dal giorno, dai parametri, dal carico di lavoro, quindi magari non riuscite ad intervenire o non avete abbastanza informazioni per riuscire a trovare quale sia il problema. Uno strumento che ci può essere d'aiuto è il Data Collector, però non sempre attivo e non. Potrebbe essere non attivo e quindi potrebbe non aiutarvi. La Plain Cache è un altro strumento che potrebbe essere d'aiuto in queste situazioni, però potrebbe non essere diciamo, calda quando arrivate voi a fare l'interrogazione per andare a scoprire perché una determinata query era lenta.
Quando poi trovate il problema, non è sempre detto che possiate modificare il testo della query, quindi aggiungendo, per aggiungere un int, oppure per cercare di forzare un piano di esecuzione che desiderate voi rispetto a quello che viene preso da Query Optimizer. E ancora, se non potete modificare il testo della query, un altro strumento è la Plain Guide, però anche qui non è molto user friendly configurare una Plain Guide per una particolare query. Cosa può fare quindi il Query Store per noi, a parte portarci un caffè a quest'ora del pomeriggio? Query Store in realtà fa molto di più, cioè memorizza tutti i piani di esecuzione e le relative metriche di performance per ogni query. Quindi capite anche voi che identificare le query che diventano lente è una pratica che ora, con SQL Server 2016, diventa molto, molto facile. Query Store permette anche di forzare in modo veloce, in modo semplice, un piano di esecuzione per una determinata query. E saremo certi che le nostre forzature funzioneranno, quindi rimarranno attive, anche con upgrade di versione, failover, query recompiles, quindi ricompilazione delle query, restart del servizio di SQL Server. Quindi, perché questo? Perché le informazioni che sono memorizzate nel Query Store alla fine sono all'interno del DB, quindi backupando, facendo il backup del vostro database e portandolo su un'altra istanza, chiaramente da SQL Server 2016 in avanti, le informazioni, i piani di esecuzione che avete forzato, tutto quello che è il vostro lavoro sul Query Store rimarrà attivo. Come vengono catturati i dati da Query Store? Beh, in modo molto semplice, quando SQL Server esegue la compilazione di uno statement T-SQL, invia un messaggio al Query Store che ne memorizza il piano di esecuzione. Così come quando SQL Server, quando viene eseguita una query in SQL Server, anche qui un messaggio viene inviato al Query Store e in un meccanismo asincrono che lo potete paragonare al meccanismo che avviene con i checkpoint, quindi un meccanismo asincrono memorizza le statistiche di esecuzione di quella query e di quel particolare piano di esecuzione all'interno del Query Store. Chiaramente il meccanismo è asincrono perché uno strumento di raccolta dati, di raccolta informazioni ha un costo e l'obiettivo non è quello di distruggere le performance del vostro server perché abbiamo attivato Query Store. Quindi avendo diciamo, un meccanismo di tipo asincrono, noi siamo diciamo, svincolati dalla contingenza. La durability è controllata da un'opzione che è quella che vedete nella slide, quindi data flash internal seconds, quindi ogni quanto i dati aggregati in memoria, quindi diciamo in memory, poi ci arriviamo tra un attimo, vengono storati sul disco, in funzione di quell'opzione che vedete nella slide. Quindi abbiamo visto come Query Store cattura i dati, vediamo come li espone, perché dopo averli catturati lui ce li espone perché li valutiamo. I dati sono esposti attraverso alcune DMV, la più importante è quella che trovate nella slide, quindi la SIS Query Store Runtime Stats. Questa DMV, visto che vi ho appena detto che i dati in un certo momento risiedono in memory, poi vengono storati sul disco, quindi i dati del Query Store, le metriche di esecuzione delle nostre query vengono catturate, in un primo momento risiedono in memory, quindi nella parte in memory proprio di SQL Server 2016, poi vengono, in funzione di quell'opzione, storati su disco. Le DMV, quindi relative al Query Store, dovranno in qualche modo aggregare i dati che sono in memory con quelli che sono già stati memorizzati su disco. Quindi la SIS Query Store Runtime Stats, che è la più importante, quella da cui partire, ma poi ne vedremo anche altre, fa proprio questo servizio. In un unico luogo raccoglie i dati in memory e i dati che sono già persistiti su disco, quindi per dati intendo le metriche di esecuzione, le statistiche di esecuzione delle query e dei piani di esecuzione. Nei momenti di memory pressure, quindi quando abbiamo veramente un carico di lavoro enorme per la nostra istanza, alcuni dati in memory potrebbero essere persistiti su disco in maniera
diciamo, per rilasciare memoria per altri processi. Quindi alcune volte quell'opzione che abbiamo visto prima, data flush internal seconds, potrebbe essere forzata, potrebbe venire forzata in casi di memory pressure. Come viene interpretato il testo della query da QueryStore? Quindi come fa QueryStore a capire che una query è diversa da un'altra e quindi deve aprire una entry nuova, una ulteriore diciamo, statistica per questa nuova query. QueryStore ragiona in questo modo. Il testo che viene interpretato parte, testo univoco, che viene diciamo, interpretato come testo unico, parte dal primo carattere del primo token del nostro statement e finisce con l'ultimo carattere dell'ultimo token. Quindi, capite anche voi che i commenti, gli spazi prima o dopo il testo del comando T-SQL non cambiano nulla. Quindi una query che voi eseguite con un commento all'inizio dello statement oppure un commento alla fine dello statement, per SQL Server QueryStore è la stessa query. Quindi che il commento ci sia o che non ci sia, diciamo prima o dopo lo statement, è diciamo indifferente. Quello che conta invece sono commenti e spazi all'interno della query. Quindi se commentate il testo della query, ad esempio la clausola WHERE o un'altra clausola, ecco che una query con i commenti e la stessa query senza commenti vengono interpretate come query diverse. Lo dico perché potreste diciamo, vedere la stessa query e non capire il perché diciamo, la trovate 2 volte. Ogni testo unique, quindi ogni testo unico, viene memorizzato una volta sola e lo troviamo nella DMV, una delle DMV principali da cui partire per fare l'analisi dei dati raccolti, che è la Query Store Query Text. Ma vediamo una piccola overview sulle DMV interessate, diciamo che sono state implementate per il Query Store. La prima DMV di questo schema, quindi quando io eseguo una Select Star From tabella, Select Star è solo a titolo di esempio, mi raccomando. Quando eseguite una query su una tabella, SQL Server conosce il testo della query, quindi lo memorizza nella Query Text. Quindi abbiamo già la prima DMV che trovate scritto in piccolo, sotto al Query Text nella slide per non appesantire troppo, diciamo questo schema. Trovate nella Query Text il testo della query. Testo della query che però è collegato uno a molti con un'altra DMV, la Query ANSI, Query Store Query. L'ho chiamata Query ANSI nella slide perché in funzione delle opzioni ANSI noi potremmo avere diversi comportamenti dell'engine di SQL Server. Quindi in funzione delle diverse opzioni con cui la query viene eseguita, opzioni di connessione intendo, potremmo avere diverse metriche, potremmo avere diversi piani di esecuzione. Quindi ecco che la Query Plan, ovvero la DMV Sys Query Store Plan, ha una entry per ogni diversa opzione, per ogni diversa, scusate, combinazione ANSI. Quindi vengono catturati diversi piani di esecuzione, ne possiamo avere uno per ogni diversa combinazione delle opzioni ANSI. Dopo aver catturato il piano di esecuzione, abbiamo un'altra DMV collegata a questa. Abbiamo la Runtime Stats. Runtime Stats che contiene le metriche di esecuzione della nostra query. Anche qui, relazione uno a molti con la precedente. Perché? Perché un piano di esecuzione viene storato più volte nella Runtime Stats per intervallo. Quindi se voi avete deciso di raggruppare i dati ogni minuto e la stessa query viene eseguita 3 volte nello stesso minuto, nella runtime stats trovate un entry per quella query in quel minuto che raggruppa le tre esecuzioni, le metriche delle tre esecuzioni. Le due DMV che trovate nella parte bassa della slide sono DMV di dettaglio. La prima è la runtime stats interval,
ossia Sys Query Store Runtime Stats Interval, che è un dettaglio della Runtime Stats. Questa non ha il riferimento al piano di esecuzione perché c'era la precedente, ma le metriche dettagliate, quindi una riga per Time Interval, ogni riga per ogni intervallo. L'ultima DMV è la Context Settings, che trovate in basso a sinistra. Qui abbiamo una riga per ogni combinazione delle set options. Ad esempio, se voi cambiate provider, eseguite la stessa query con due provider differenti, perché magari la vostra applicazione ha una logica di questo tipo. Qui trovate il dettaglio delle metriche di esecuzione, quindi per ogni diversa combinazione delle set options. Vediamo un attimo l'ambiente demo che ho configurato per questa sessione, perché poi la cosa interessante è ok, la teoria, ma il bello è mettere le mani nel torbido, quindi vi descrivo l'ambiente demo e poi vedremo come lavora Query Store. Per farvi vedere come vengono raccolti i dati, io però ho bisogno di un carico di lavoro che in questo momento non ho, perché non sono collegato da un cliente, non ho utenti che lavorano nel mio DB, e quindi per generare un carico di lavoro ho sviluppato una piccola applicazione console che esegue in un loop infinito questa select che vedete nella slide, quindi select star from tabella where colonna 1 parametro uguale parametro and colonna 2 uguale parametro. I parametri 1 e 2 vengono generati, assumono valori random che vanno tra 0 e 100. Ad ogni, ogni volta che i parametri assumono il valore minore di 2, la cache viene ripulita, la cache dei piani di esecuzione viene ripulita. Questo ci dà modo di vedere come una query può come possono essere generati due piani di esecuzione diversi per la stessa query. Vediamo tra un attimo nella demo. Per la demo mi sposto sulla macchina virtuale che dovreste vedere in questo momento. Macchina virtuale in cui è installata SQL Server 2016 in versione Release Candidate 2, e questa è il primo script che genera un database che non potevo chiamare in modo diverso da Query Store per questa sessione, e molto semplice, crea la tabella A, aggiunge un po' di dati, crea qualche indice, script che ho già eseguito in autonomia per guadagnare tempo. Query Store va abilitato però per DB, quindi quando installate SQL Server 2016 o fate l'upgrade a SQL Server 2016, Query Store non è attivo by default, Query Store va attivato per database. Se io volessi attivare Query Store per il mio nuovo database che ho appena creato, che si chiama Query Store, dovrei eseguire il comando alter database set Query Store on. Qui potrei specificare, avrò la possibilità di specificare diverse opzioni, ad esempio come deve operare, in che modalità, quindi read-write piuttosto che write, piuttosto che una modalità diversa. Dichiaro anche qual è la policy di cleanup, quindi la retention. Dichiaro che voglio ottenere i dati per 15 giorni. Posso dichiarare anche qual è l'intervallo in cui le statistiche, nel quale le statistiche devono essere aggregate, quindi interval length minute. E come vedevamo prima, data flush interval seconds, che è il periodo di tempo che deve passare per il flash dei dati in memoria su disco. Quindi abilito il Query Store sul mio database, che è Query Store, quindi eseguo l'alter database. Nelle demo che poi vi verranno rilasciate con gli script trovate tutte queste informazioni, quindi vi consiglio di non prendere troppi appunti perché comunque il materiale ce l'avrete. Eseguo l'alter database del mio Query Store e poi posso consultare le opzioni, quindi interrogando Sys Databases Query Store Options indago su quali sono le mie opzioni attive per Query Store.
vediamo le opzioni che ho appena impostato e alcune altre, quindi by default Query Store raggiunge una dimensione massima di 100 MB, quindi il mio database crescerà al massimo di 100 MB, perché ricordo Query Store è abilitato per DB, le informazioni sono salvate all'interno del DB. Numero massimo di piani di esecuzione che posso catturare per query, eccetera, eccetera. Ma vediamolo in azione. Per generare un carico di lavoro, io eseguirò questo programma che si connette alla mia istanza SQL Server con queste credenziali, si connette al database Query Store e genera un carico di lavoro. Vediamolo in azione. Quindi console amministrativa, eseguo la mia applicazione di test che genera un traffico sul mio DB. Ora, io attraverso le DMV che vi ho illustrato prima, posso già, trascorsi qualche secondo, posso già indagare e trarre alcune informazioni da Query Store. La prima query che volevo sottoporvi è questa. Questa query aggrega informazioni da diverse DMV, quindi parte dalla DMV principale, Query Store Query Text, per andare sulla DMV che espone le informazioni dettagliate per opzioni ANSI, per poi andare a collegare la DMV che espone i piani di esecuzione, per arrivare infine a quella che espone le runtime stats, le metriche di esecuzione, come abbiamo visto prima nella slide. Non mi soffermo troppo su questo codice che potrete vedere in autonomia, quello che mi interessa farvi vedere è il risultato. La query select star from tabella where colonna uguale parametro and colonna 2 uguale parametro è in esecuzione, la mia applicazione sta generando il carico di lavoro e SQL Server ha trovato due piani di esecuzione differenti per questa query. Il primo, ecco, una cosa interessante, la query ha un query text ID, che è l'identificativo univoco del testo di quella query. Dicevamo prima la differenza come Query Store identifica due query diverse. Altra cosa molto interessante è plan ID. Quindi per questa query, che ha query text ID 1, ci sono due piani di esecuzione. Il primo usato 51 volte, il secondo usato 9600 volte circa. Andiamo a vedere la differenza. Il primo è questo. Viene fatta una scansione sulla tabella A, quindi un table scan. Il secondo piano di esecuzione invece è completamente diverso. Il secondo piano di esecuzione utilizza la molto più efficiente index seek, sempre sulla tabella A, per estrarre i dati. Quindi in questa particolare situazione, una cosa interessante da controllare, questi due piani di esecuzione, è il tempo medio di utilizzo della CPU. Vedete ad esempio che il plan ID 1 ha un utilizzo di CPU in millisecondi che è molto inferiore al plan ID 2, nonostante che sia eseguito veramente un numero molto più alto di volte. Quindi in questa situazione, per questa particolare query, potrei essere, non tentato, ma potrei voler forzare il piano di esecuzione 1 per la query che ha query text ID 1. Come faccio? Lo posso fare attraverso T-SQL con questa store procedure, però la forzatura del piano di esecuzione è possibile farla anche in modo grafico, quindi abbandono un attimo lo script per passare a questa parte, la parte grafica. La cosa che vi chiedo di memorizzare è query text ID 1. All'interno del nostro DB Query Store trovate un nuovo ramo, che è appunto Query Store. All'interno di questo trovate una serie di report, possiamo chiamarli, dinamici, che mi danno informazioni sui dati raccolti. Quello che vorrei fare ora è guardare le query rilevate, filtrando per l'ID della mia query.
Questo è il tracking della query mentre il carico di lavoro è in esecuzione. Vado a configurare un po' meglio le metriche, quindi i criteri di rilevamento sono per durata, ad esempio, oppure potremmo fare anche per CPU, media, negli ultimi 15 minuti con un update di 2 secondi, perché lo voglio vedere in maniera chiara. Quindi abbiamo evidenza che la nostra query, la query che ha questo testo e che ha l'ID 1, con l'aggiornamento automatico, ok, si dovrebbe aggiornare, vediamo se aumento, ok, forse così, vediamo un lasso di tempo, ok. Questa query ha due piani di esecuzione, questo è il primo, questo è il secondo. Come è evidente, anche in questo grafico, il piano di esecuzione ottimale è il piano di esecuzione con ID1, perché ha una media di utilizzo di CPU molto più bassa rispetto al piano di esecuzione con ID2. Quindi capite subito che a colpo d'occhio per questa query abbiamo individuato due piani di esecuzione e sappiamo immediatamente qual è quello che ha performance migliori. Possiamo guardare anche il report che ci visualizza le query regredite. Da un'altra visualizzazione degli stessi dati, questo lo chiudiamo un attimo, ecco che se io volessi consultare la mia query con ID1, lo stesso ID che avevamo monitorato prima, quindi è sempre la mia select star from tabella where, anche qui avrei una visualizzazione simile, quindi le query che sono regredite, la top 25 delle query regredite contiene anche la mia query, quella che sto monitorando. Perché? Perché ho avuto una regressione, è stato utilizzato questo piano di esecuzione, il piano di esecuzione con ID2 e anche quello con ID1, quindi da questo, scusate, da quello con ID1 c'è stata una regressione verso quello con ID2. Bene, per questa particolare query potrei voler forzare il piano di esecuzione. Come facciamo? Beh, torniamo in questo report. Vediamo che abbiamo a disposizione la consultazione dinamica dei piani di esecuzione. Accedendo al tasto Confronta piani, vedrò immediatamente i due piani di esecuzione, in questo caso ne abbiamo due, potremmo averne tre oppure anche un numero maggiore. Vediamo anche le metriche di esecuzione a confronto, le opzioni ANSI, tutte le informazioni che influenzano il piano di esecuzione. Vediamo la query, vediamo il numero stimato di righe che vengono estratte, vediamo una serie di informazioni. Qui ognuno di voi ha già in mente qual è il piano di esecuzione da forzare, lo so, quello che contiene l'index SIC, piuttosto che quello che contiene la scansione totale della tabella. Quindi per forzare il piano di esecuzione, l'attività è molto semplice. Seleziono il piano che voglio utilizzare per questa query, che è questo, il piano che voglio forzare, e attraverso un semplice clic su il tasto Forza piano, io eseguo la forzatura di questo piano per la mia query. Il gioco è fatto. L'applicazione di test è ancora in esecuzione, sta continuando a generare il mio carico di lavoro, il mio carico di lavoro continua, ora però il piano di esecuzione da adesso in poi non sarà più, non verrà più utilizzato il piano di esecuzione con ID2, verrà utilizzato il piano di esecuzione con ID1. Abbiamo forzato in maniera molto semplice il piano di esecuzione per la nostra query. Però qualcuno di voi magari si è accorto che è arrivato un altro piano di esecuzione in questo grafico. Quindi
Potete pensare, ma perché io ho forzato il piano di esecuzione con ID1, ora è comparso un piano di esecuzione che ha ID13. Non me lo aspetto questo piano. In realtà, in questa release di SQL Server, quello che noi abbiamo forzato di fatto è il costo del piano di esecuzione. Se voi lo andate a consultare, il piano di esecuzione per la query 1 è simile, il piano di esecuzione ID1 è simile al piano di esecuzione che ha ID13, soltanto che il secondo ha l'indicazione di, richiede la creazione di un indice, non cluster. Quindi di fatto questi due piani di esecuzione sono diversi per SQL Server, ma il costo di questi due piani di esecuzione è equiparabile. Quindi non spaventatevi se a seguito di una forzatura del piano di esecuzione voi trovate che SQL Server ne utilizza anche un altro. Questo secondo piano sarà simile al primo. In questo caso l'abbiamo visto. Tolgo l'aggiornamento automatico perché non mi riesco a posizionare. Questo secondo piano di esecuzione è esattamente uguale al primo, soltanto che ha l'indicazione di una create, non cluster ed index. Quindi abbiamo forzato in modo semplice il piano di esecuzione di una query. Vediamo ora un altro dettaglio. Potremmo vedere le query con consumo più elevato di risorse. Vado a configurare un po' meglio gli intervalli di tempo, ovviamente perché non ci sono dati, troppo indietro nel tempo, ed ecco che qui abbiamo una visualizzazione che mi permette di capire quali sono le query che durano di più, quelle più eseguite, quelle con più letture logiche o quelle con più consumo di CPU. Ovviamente posso vedere i dati in griglia, li posso vedere in formato grafico e posso configurare le metriche che desidero. Quindi QueryStore sta raccogliendo informazioni, le sta memorizzando all'interno del DB che abbiamo chiamato QueryStore e sta utilizzando il piano di esecuzione che ho forzato. Tutte queste informazioni sono correlate, quindi qui troveremo la nostra query ID1, diventerà sicuramente un po' difficile andarla a beccare al primo colpo, però ad esempio selezioniamo questa, che è quella che mi sembra essere un po' più ok, c'è stato un problema con il Management Studio, ovviamente sappiamo tutti che è una release candidate di SQL Server, quindi lo riapriamo, non c'è nessun problema. Riapriamo anche la parte relativa agli script e quindi vi farò vedere anche un'altra query molto interessante per chi di voi ama, diciamo, quelli di voi che amano fare un po' di statistiche su questi dati, possono trovare interessante sicuramente questa query che andiamo ad eseguire ora. Quanto è migliorato? Che miglioramento abbiamo avuto? Utilizzando il piano di esecuzione 1 rispetto al 2 piuttosto che al 13 per la nostra query. Beh, i dati sono questi. Ora stiamo utilizzando il piano di esecuzione di 1, rispetto al piano di esecuzione di 2 abbiamo un miglioramento del 465%. Questo diventa anche semplice da fare con le nuove feature di SQL Server, le estensioni della clausola over che vi invito a, se non le conoscete, vi invito ad approfondire. Ok, torno sulle slide per proseguire questa presentazione. QueryStore raccoglie dati. Ogni volta che noi raccogliamo dati e li memorizziamo all'interno del DB, spendiamo qualcosa. Questa raccolta e la memorizzazione dei dati all'interno del DB ha sicuramente un costo. Noi non vogliamo però appesantire, non vogliamo diciamo, creare un overhead eccessivo sulla nostra macchina, sul nostro server. Quindi possiamo configurare veramente in maniera molto specifica e molto dettagliata le opzioni
che Query Store ci mette a disposizione. Quindi con il comando alter database noi possiamo configurare l'interval length minute, quello che ho configurato prima nella creazione del DB, ovvero l'intervallo di tempo nel quale aggregare le informazioni. Possiamo limitare lo spazio utilizzato dal Query Store ad una dimensione massima, impostabile con max storage size in megabyte. Possiamo decidere di raccogliere non 200 piani di esecuzione per una query come è il default, ma soltanto 100 oppure 50, un numero più limitato. Questo chiaramente permetterà di raccogliere meno dati e quindi permetterà di avere performance migliori in termini di raccolta. Potremmo decidere in quale modo far lavorare il Query Store e potremmo decidere anche ogni quanto tempo i dati verranno aggregati e persistiti su disco. E per quanto riguarda gli upgrade di SQL Server, Query Store ci può tornare utile oppure no? Beh, la risposta è sì, anche in questo caso. Perché? Perché Query Store permette di fare il de-risk, cioè diciamo, togliere i rischi, una parte di rischi, chiaramente non tutti, quelli legati principalmente alle performance, quando facciamo un upgrade di SQL Server. Beh, qual è la strategia? Qual è la nostra way out, come c'è scritto nella slide? La strategia è questa, creare, diciamo, fare una copia del database di produzione e metterlo su una macchina di test. Far girare un workload significativo su questa macchina di test, quindi un carico di lavoro che sia rappresentativo per la mia applicazione, per il mio diciamo, se è un sito, per il mio sito, oppure se è un'applicazione gestionale, ad esempio per il mio gestionale, trovo un carico di lavoro che sia rappresentativo e guardo su Query Store la regression delle performance. Quindi dopo aver fatto il restore di questa copia del DB sulla nuova versione di SQL Server e aver raccolto le metriche di esecuzione del mio carico di lavoro, posso confrontare queste metriche con quelle che c'erano nel passato. Quindi possiamo rispondere alla domanda, ma qual era il piano di esecuzione quando la query andava più veloce? Cosa che attualmente non possiamo fare. Noi possiamo raccogliere i piani di esecuzione, possiamo interrogare la plain cache, ma anche quella ha un numero finito di entry di memoria, quindi potrebbe non essere calda quando noi andiamo ad interrogarla. Possiamo consultare questi dati con il Data Collector, però anche lì non abbiamo il confronto immediato dei due piani di esecuzione per la stessa query. Ho le informazioni, ma non sono aggregate e in più non posso forzare in modo agile un piano di esecuzione, uno dei due, uno dei tre, per la nostra query. Questo permetterà di fare un po' il de-risk dell'upgrade di SQL Server. Visto che ho ancora 5 minuti circa, forse un po' di più, prima di passare all'ultima slide, vorrei far vedere un'altra cosa molto interessante che possiamo estrapolare con Query Store, oppure che è l'effetto delle opzioni ANSI. Voi tutti sapete che in funzione delle opzioni ANSI, il piano di esecuzione di una query può cambiare. Vediamo come Query Store può aiutarci a capire se è cambiato, quando è cambiato e qual è l'opzione che ha influito sul cambio del piano di esecuzione. Quindi mi collego al mio DB, Query Store, pulisco la cache dei piani di esecuzione, ora la mia applicazione, diciamo la demo di questa applicazione di test l'ho già fatta, quindi posso ripulire la cache, imposto on l'opzione setAnsi null. setAnsi null regola il comportamento dell'operatore uguale quando questo si trova a valutare il valore tra virgolette null. Null è un placeholder, non è propriamente un valore, quindi l'opzione ANSI regola il comportamento de degli operatori uguale, maggiore e minore, gli operatori di confronto, quando questi trattano il valore null. Quindi lo imposto a on, setAnsi null on che è il default, in questa connessione ed eseguo una query sul database a questo punto non Query Store ma
No, scusate, sul database query store ovviamente, perché sto raccogliendo i dati qui. Quindi eseguo questa query che estrae un po' di dati dalle tabelle order header e order detail. La eseguo. Questa query, scusate, ha un piano di esecuzione, che è quello visualizzato qui. Ok, lo memorizziamo un attimo in modo visivo. Imposto a off l'opzione ANSI null, quindi dichiaro che il comportamento degli operatori di confronto quando questi incontrano il valore null è cambiato, quindi null diventa un valore in questo momento e non soltanto un placeholder, rieseguo la mia query ed ecco che il piano di esecuzione è cambiato. Innanzitutto si è innescato il parallelismo, lo vediamo, perché ci sono gli operatori che sono tipici di un piano di esecuzione che è stato parallelizzato. Il piano di esecuzione è completamente diverso per estrarre le stesse righe. Cosa succede qui? L'opzione ANSI null ha influenzato il Query Optimizer nella scelta del piano di esecuzione. È un'opzione set, eccola qui, set ANSI null, quindi per quello che vi ho detto prima, qual è la DMV che ci dà informazioni sulle opzioni set e sui provider utilizzati per le diverse query nelle diverse connessioni? È la context settings. Quindi interrogando questa DMV, io ho informazioni sulla mia query, query text 43, sui piani di esecuzione della mia query che sono diversi, il 46 e il 47 come ID. Questa è la query che ho appena eseguito e questi sono i due piani di esecuzione. Ovviamente ve li ho mostrati un attimo fa, li riguardiamo per essere sicuri che non stia bluffando, ok, sono loro. Ora però io voglio sapere cosa è cambiato, quindi qual è stata l'influenza, qual è stata l'opzione che ha influenzato questi due, che ha influenzato il Query Optimizer nella scelta di questi due piani di esecuzione. Ovviamente io adesso lo so perché sto facendo una demo, però se non lo sapessi potrei utilizzare questa query che ho preparato con Common Table Expression. Eccola qui. Questa estrae sempre la mia query con i due piani di esecuzione, quindi abbiamo sempre query text ID 43, i due piani di esecuzione sono il 46 e il 47 come ID, hanno una differenza importante sulle reads, quindi average logical IO reads, pagine di memoria lette in media dal disco, ho questo esadecimale che mi esplicita le mie opzioni ANSI, che però così dice poco. Se questo esadecimale però lo convertiamo in integer per entrambi i piani di esecuzione, che li trovo nella DMV context settings, quindi nella context settings, avendo cambiato le opzioni ANSI, avrò due piani, avrò due entry per lo stesso query ID, quindi convertendo in integer il set options, la colonna set options, e facendo la differenza tra le due, ottengo che è cambiata, no, scusate, ottengo 32. 32 è un numero, ok, voi dite bene, adesso qui dov'è la magia? La magia è questa. Se noi andiamo ad interrogare questa tavola di valori, scoprirete che il valore 32, appena arriva, ok, scoprirete che il valore 32 delle opzioni ANSI è esattamente l'opzione ANSI null. Quindi cos'è cambiato? Qual è l'opzione che ha influenzato la scelta di un diverso piano di esecuzione da parte del Query Optimizer? È l'opzione ANSI null. Quindi se io ho la mia applicazione che esegue una query una volta in una connessione dove c'è ANSI null settato off e una volta in una connessione dove è settato on e ho due piani di esecuzione diversi e c'è una regression, posso scoprire
il perché di questa regression, in questo caso era l'operatore di confronto, diciamo il comportamento degli operatori di confronto. Ma perché influisce, questa opzione influisce sulla scelta del piano di esecuzione? Perché quando il null diventa un valore, gli operatori di confronto devono trattarlo in modo diverso da quando questo è soltanto un placeholder. Ok, ultima cosa di questa presentazione è Live Query Statistics. Live Query Statistics è una feature molto interessante e veramente anche molto bella da vedere, che permette di capire qual è il vero flusso dei dati all'interno del piano di esecuzione. Quindi io mi posiziono ora sul database AdventureWorks. Questo non è strettamente legato al Query Store, ma è legato a SQL Server 2016 ed è legato ai piani di esecuzione, quindi visto che ho ancora qualche minuto ci tenevo a farvelo vedere. Quindi eseguo il DB, diciamo, mi connetto sul DB AdventureWorks 2016, è l'ultimo disponibile per SQL Server 2016, ed eseguo questa query. Eseguo questa query però estraendo sia il piano di esecuzione, ma estraendo anche le informazioni Live Query. Ok, vediamo cosa succede. Oltre al piano di esecuzione classico, come lo conosciamo, abbiamo un piano di esecuzione che è vivo, è live. Mi permette di capire qual è il flusso dei dati, come si muovono i dati all'interno del piano di esecuzione, quindi come SQL Server li sta recuperando dalla risorsa disco dove sono memorizzati, qual è l'operatore che veramente è quello più costoso. Questa query ovviamente ha un problema e lo vedete da questo warning, che è un warning importante, no join predicate, quindi non c'è il predicato di join nella join che ho eseguito. Quindi SQL Server cosa è costretto a fare? È costretto a fare un prodotto cartesiano tra le due tabelle. Ovviamente questo è un esempio per avere una query che dura qualche ora e quindi avere il tempo di mostrarvi il Live Query Statistics. È chiaro che in una query che dura un millisecondo il piano di esecuzione non lo potete vedere live, i dati si muovono in un millisecondo e non riusciamo a vederlo. Però per query diciamo complesse di reportistica o anche query che impiegano parecchi minuti o anche un minuto, voi potete vedere qual è esattamente il flusso dei dati. Questa feature secondo me è molto interessante perché ci permette di capire che questo cluster di index scan di fatto ha già completato la sua esecuzione. Quindi sì, è una scansione, però potrebbe, anzi non è sicuramente l'operatore più costoso all'interno di questo piano di esecuzione. Fermo la query così non sta in esecuzione per troppo tempo e ritorno sulle slide. Quindi Live Query Statistics, che abbiamo visto e abbiamo visto anche la sua demo, permette di vedere live l'esecuzione, il piano di esecuzione in esecuzione, scusate il gioco di parole, permette di vedere live come vengono estratti i dati, quali sono gli operatori che stanno lavorando per estrarre i dati, fornisce una visualizzazione grafica per capire meglio qual è il flusso dei dati ed è estremamente utile per fare debugging delle performance, quindi per sapere dove puntare il dito, qual è l'operatore più costoso. Ok, lo vedete anche nel piano di esecuzione in SQL Server 2014, qual è l'operatore più costoso, perché c'è una percentuale di costo, ma averlo così è meglio. È basato, e qui c'è una buona notizia, sulla DMV che si chiama DMExec Query Profiles, che guarda caso però per gli esperti della DMV, magari qualcuno di voi la conoscono già, è presente anche su SQL Server 2014 SP1. Quindi Live Query Statistics lo potrete usare anche su SQL Server 2014 SP1 con questo workaround. Quindi dovrete installarvi il Service Pack 1 di 2014, se non l'avete ancora fatto, e dovrete utilizzare l'ultima versione di Management Studio, perché questa feature, diciamo, è
parte su SQL Server e parte su Management Studio. Ovviamente anche questo ha un costo, quindi specialmente perché state monitorando query che sono lente. Se avete una query da un millisecondo non vi mettete a guardare il live query statistics, quindi attenzione, perché SQL Server dovrà fare un piccolo sforzo per produrre i dati da visualizzare in questo tool. Ok, riassumendo in questa sessione, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto Query Store. Abbiamo visto Query Store e quello che ci permette di fare, quindi cosa possiamo fare, cosa ci deve rimanere da questa sessione. Ci deve rimanere che con Query Store, lo ripeto, disponibile da SQL Server 2016, possiamo analizzare in modo molto più semplice e chiaro il nostro workload. Possiamo capire meglio e in maniera più chiara com'era il piano di esecuzione della nostra query quando quella query lavorava con delle performance accettabili. Quindi possiamo fixare la regression dei piani di esecuzione, possiamo sistemare il piano di esecuzione per una query forzandolo a quello che aveva performance ottimali. Possiamo trovare in una veste diversa e più completa le query che costano di più, quindi che hanno costo più alto sia in termini di CPU che in termini di utilizzo risorse disco, ad esempio, che diciamo, è la parte tipicamente più lenta di tutto il sistema, e possiamo fare dei risk di SQL Server upgrades, cioè possiamo prevenire eventuali problemi di performance migrando a versioni più aggiornate di SQL Server. In che modo? Confrontando con il Query Store se ci sono delle regression nei piani di esecuzione delle nostre query, quindi nelle performance delle nostre query. Alcune risorse che troverete sicuramente importanti, che i link li trovate nella slide, quindi c'è un articolo sul blog MVP che parla di Query Store e diciamo, ricalca abbastanza, diciamo, ripercorre alcune demo di questa sessione, quindi vi consiglio di leggerlo se ne avete voglia, se volete approfondire. In più ci sono due link che rimandano a docs.com, che è la nuova piattaforma Microsoft per la memorizzazione di documenti, quindi anche qui trovate video su Query Store e anche video su SQL Server 2016. Ho aggiunto anche questo link perché magari vi interessa un po' espandere la conoscenza non solo di questa feature, ma anche delle altre feature di SQL Server 2016. Ultimo link, Live Query Statistics. Questo non diciamo, fa parte strettamente con Query Store, fa parte con è una feature carina per vedere graficamente come si muovono i dati all'interno del piano di esecuzione, ci tenevo a mostrarvela. Io vi ringrazio, prima di passare poi la parola ancora a Luca, vorrei farvi vedere l'articolo sul blog Microsoft MVP su Query Store, ma anche un'altra cosa, visto che diciamo, queste sessioni sono patrocinate dal PAS e quindi che è diciamo, come ha spiegato Luca, un'organizzazione internazionale su SQL Server, diciamo, che tratta SQL Server, vi segnalo il 24 Hour of PAS, quindi 24 ore di formazione su SQL Server che si svolgerà in maggio. Se andate su UGIS e seguite il canale UGIS trovate un po' di informazioni su questo tema e anche alcuni link. Ci sta perché comunque è legato assolutamente al PAS, quindi informazione che per me può essere interessante. Bene, io ho finito, vi ringrazio, grazie mille di aver partecipato a questa sessione, ripasso la parola a Luca e buon proseguimento. Sì, eccomi, come al solito alla fine di ogni webinar chiediamo se ci sono domande. Vi chiedo di utilizzare lo strumento di chat qualora ci siano dei dubbi. Ovviamente Sergio è qui disponibile per rispondere. Aspettiamo ancora qualche secondo per capire se c'è qualcuno che ha qualcosa da chiedere. No,
direi che possiamo chiudere qui. Ringrazio tutti per aver partecipato. Vi ricordo l'appuntamento che c'è mercoledì prossimo 20 aprile, sempre alla stessa ora alle 18. Parleremo delle nuove features di Integration Services per quanto riguarda sempre SQL Server 2016. Grazie a tutti, buona serata. Grazie.